Buonasera, bentornati a un evento, un altro evento Sottosopra e Osservatorio Globalizzazione. Sono molto contento di poter oggi dialogare con Giuseppe Acconcia, che vedete, che è docente all'Università di Padova, autore di innumerevoli pubblicazioni, saggi, articoli, libri. E a proposito di libri, i suoi ultimi due sono Migrazioni nel Mediterraneo, Dinamiche, Identità e Movimenti, Franco D'Angelo editore, e quello immediatamente precedente è Il Grande Iran. E oggi siamo proprio qui a parlare con Giuseppe Acconcia, grande conoscitore del Medio Oriente, in particolare appunto dell'Iran, di questo paese, delle sue dinamiche e anche delle grandi sfide politiche internazionali che appunto l'Iran porta con sé. Grazie Giuseppe, benvenuto e grazie appunto per essere qui con noi. Grazie a voi, piacere di vedervi. Bene, allora Giuseppe, io partirei con una di quelle domande un po' generiche, mi rendo conto, ma diciamo per mettere in moto la macchina del nostro dialogo. In che momento si trova l'Iran? Perché l'Iran in questo momento specifico è in qualche modo circondato da sfide, avrà le elezioni presidenziali in giugno. Regionali, la crisi economica, insomma, l'Iran è veramente in questo momento un paese super impegnato. Sì, è una fase critica per il paese, evidentemente, perché da una parte si avvicinano delle elezioni che saranno importantissime per la presidenza della Repubblica, dall'altra, come ricordavi, il paese sta attraversando una crisi economica che ormai va avanti da anni e sappiamo quanto questa crisi economica ha toccato la popolazione iraniana, perché ci sono state proteste e manifestazioni nel fine 2018, nel 2019 e sono contestazioni che hanno coinvolto la popolazione locale che è stata strangolata da questo embargo voluto dagli Stati Uniti. Che poi a queste domande si sono unite ovviamente le domande delle donne che contestavano l'obbligatorietà del velo e poi ci sono state le proteste del 2020 quando c'è stata l'uccisione di Qassem Soleimani, che gli Stati Uniti hanno dato disco verde per questa uccisione, quindi alle contestazioni che erano contestazioni antigovernative si sono aggiunte proteste che sono state più generali contro la Repubblica Islamica, ricordiamo gli studenti che si erano organizzati e manifestavano alle dell'Università di Teheran, Danish Kateran, in qualche modo ricordando le manifestazioni che c'erano state negli anni del riformismo, cioè giovani che chiedevano un cambiamento più generale, più radicale del sistema della Repubblica. Quindi c'è un contesto molto delicato e in questo contesto molto delicato si pone la questione centrale per il futuro del paese dell'accordo sul nucleare, perché evidentemente il presidente Hassan Rouhani e il negoziatore per il nucleare Javad Zarif hanno puntato molto su questo accordo per il nucleare e anche la possibilità che i moderati, cioè queste figure politiche che ora sono al potere, restino al potere, vincano di nuovo le elezioni quando ci saranno le elezioni presidenziali a giugno. È proprio legata alla possibilità che questo accordo possa finalmente portare dei frutti. Finora non ha portato nessun frutto, perché nel 2016 doveva arrivare finalmente la fine delle sanzioni internazionali contro l'Iran, ma sappiamo che con l'avvento di Trump nel 2018 c'è stata la cancellazione unilaterale da parte degli Stati Uniti dell'accordo e quindi fondamentalmente l'Iran non ha mai visto cancellate le sanzioni nei suoi confronti, anzi. Addirittura i paesi terzi che volevano fare affari con l'Iran sono stati anche loro considerati come possibile obiettivo di sanzioni da parte degli Stati Uniti. Quindi un paese che aspirava a tornare alla comunità internazionale si è visto ancora di più isolato rispetto non solo agli Stati Uniti, ma anche ad altri paesi che per esempio avevano fatto grandi investimenti nel 2015, nel 2016, pensiamo alla Total, pensiamo alla Peugeot, pensiamo a Airbus, pensiamo alle grandi multinazionali.
internazionali che erano tornate in Iran. Quindi evidentemente è una fase molto delicata e da questo punto di vista Biden potrebbe essere l'elemento che cambia, che modifica un po' le carte in tavola, perché Biden si è espresso in continuità con le dichiarazioni dell'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che in qualche maniera aveva tenuto molto al raggiungimento dell'accordo sul nucleare nel 2015 e quindi molti hanno pensato, molti analisti, ma anche tanti osservatori, hanno pensato che finalmente è arrivato il momento di tornare a discutere con l'Iran, a tornare al tavolo negoziale e riprendere l'accordo che era stato raggiunto nel 2015. Però questa strada non è così semplice da percorrere per tanti motivi. Uno di questi motivi è che l'Iran non ha più fiducia negli Stati Uniti e in generale nella comunità internazionale. Un altro dei motivi, ma proprio perché le sanzioni non sono state cancellate, un altro dei motivi è che l'Unione Europea, che potrebbe essere il centro di questo dialogo, di questo nuovo raggiungimento dell'accordo, soprattutto tutti i tre paesi che più ci hanno puntato sull'intesa con l'Iran, cioè Francia, Gran Bretagna e Germania, sono, ricordiamo una cosa, uno strumento che hanno creato, che è questo INSTEX, che è un metodo di pagamento per bypassare le sanzioni internazionali contro l'Iran. Questi tre paesi potrebbero davvero riavviare in qualche maniera l'accordo, il tavolo negoziale, arrivare ad un nuovo accordo, però per ora l'Iran sembra non fidarsi di nessuno, che è un po' anche la tradizione, nella sua tradizione, nella sua storia, quello di non fidarsi di nessuno dei paesi della regione, neanche delle grandi potenze internazionali. Quindi stiamo a vedere tutto questo in un contesto, e magari ne parliamo nelle domande successive, regionale di grande instabilità. Ma le due grandi osservazioni che Trump faceva più o meno strumentalmente a sostegno della disdetta unilaterale dell'accordo erano la questione dei missili, no, dei missili balistici che l'Iran continua a costruire e a sperimentare, e la questione del terrorismo, ovvero l'Iran accusato di essere un grande finanziatore del terrorismo. Quanto c'era di strumentale secondo te in queste accuse e quanto invece di sostanziale? Dal mio punto di vista, i repubblicani hanno sempre avuto nei confronti dell'Iran una sorta di fobia, quindi la politica estera repubblicana e degli Stati Uniti nel periodo in cui è stato Trump alla presidenza della Repubblica era una politica iranofobica, per cui l'Iran era un po' il padre di tutti i mali, la causa di tutti i mali regionali, doveva essere isolato, magari anche bombardato, eccetera. Quindi la questione dei missili, cioè il fatto che i missili non erano stati, quindi del sistema balistico iraniano, non era stato inserito nel dialogo, nel negoziato per arrivare all'accordo nucleare, era considerato il punto dirimente per cui non era possibile accettare l'accordo che era stato voluto da Obama. L'altro punto, e su questo bisogna un po' analizzarlo, è la questione del grande Iran, che possiamo chiamarla così, cioè il fatto che l'assenza della politica estera degli Stati Uniti nella regione abbia esteso l'influenza iraniana. Ora, i detrattori diranno che questo è perché l'Iran voleva esportare il suo modello di Repubblica Islamica. Io direi più che altro, proprio per l'assenza di altri attori, l'Iran si è trovato ad avere un ruolo così importante, e quindi il sistema che è stato creato dopo la rivoluzione del 1979 è diventato un po' un modello per tanti partiti regionali, un modello anche per alcuni dei paesi che confinano con l'Iran. Allora, l'Iran ha acquisito un ruolo centrale in Afghanistan, un ruolo centrale in Siria, un ruolo centrale in Iraq, un ruolo importante in Yemen, e poi ricordiamo i partiti che si rifanno in qualche maniera, che comunque considerano l'Iran come un modello, che sono Hezbollah e il movimento sciita libanese, ma anche Hamas, nonostante non ci sia un vero e proprio legame così diretto, così radicato, però c'è un riferimento diretto tra la Repubblica Islamica e questa retorica di sostenere la causa palestinese. Quindi evidentemente ci troviamo di fronte a un paese che ha allargato estremamente la sua influenza regionale, ha esteso, pensiamo per esempio alla Siria, quanto le milizie sciite sono importanti, quanto è importante l'asse che c'è tra la guida suprema iraniana, Ali Khamenei, e il presidente Bashar al-Assad. Pensiamo all'Iraq, di quanto la comunità sciita, e anche in questi giorni abbiamo avuto la visita di Francesco, e questo ha confermato con questo incontro con al-Sistani quanto sia importante la comunità sciita in Iraq e che influenza abbia avuto nella politica irachena. E questo poi apre un'altra questione, perché ormai questi paesi si sono anche
anche un po' stufati di questa ingerenza così forte dell'Iran, tant'è vero che le proteste che ci sono state in Iraq nella fine del 2019 erano proteste non solo contro la presenza degli Stati Uniti, ma anche contro la presenza iraniana nella regione. Allora, tutto questo è stato utilizzato strumentalmente da Trump, che ha accusato l'Iran di fomentare il terrorismo internazionale, quando in realtà l'Iran, il suo interesse principale è stato quello di arginare il terrorismo internazionale. Ricordiamo gli attacchi terroristici da parte di ISIS, cioè del cosiddetto Stato Islamico, che ci sono stati anche a Teheran. Ricordiamo il fatto che l'Iran è un paese a maggioranza sciita, mentre ISIS si è sempre rifatto a un'ideologia sunnita. Quindi, evidentemente, ci troviamo in un contesto che è molto diverso rispetto alla rappresentazione che è stata fatta da Donald Trump, e l'Iran si è trovato ad avere un ruolo così importante, suo malgrado, proprio per l'assenza o per la claudicanza di molti attori, tra cui gli Stati Uniti. E questo lo dimostra ancora una volta di più, lo scontro che c'è in queste settimane, quando si parla da una parte di ritorno al dialogo con l'Iran, ma dall'altra si fa una vera e propria guerra. Allora sì, c'è stato prima questo attacco ad Erbil, al quartier generale degli Stati Uniti. Ricordiamo Erbil, città importante del Kurdistan iracheno. Poi c'è stato questo attacco in Siria da parte degli Stati Uniti contro interessi iraniani, con la morte di 17 persone, che anche quello può essere considerato una forma di rappresaglia. In questi giorni ci sono bombardamenti in Yemen per la presenza degli Houthi, che sono milizie che comunque si rifanno alla Repubblica Islamica sciite, che stanno a Sana'a, nella capitale dello Yemen, e anche lì l'Arabia Saudita sta intervenendo per limitarne la presenza o anche per cacciarle dalla capitale Sana'a. C'è stata un'esplosione su una nave cargo che trasporta veicoli nel Golfo dell'Oman, Israele, di proprietà israeliana. Israele ha accusato direttamente l'Iran. Quindi ci troviamo di fronte a tanti piccoli conflitti locali che coinvolgono molto spesso gli stessi attori, che sono Iran, Siria, Iran, Israele, e evidentemente in Siria, in questi paesi dove si combattono guerre per procura, per cui gli attori che agiscono in questi paesi sono altri rispetto agli attori statali. E quindi questo ci fa capire bene che il gioco degli Stati Uniti è stato fino a questo momento, da una parte, quello di permettere all'Iran, quando gli faceva comodo, di estendere la sua influenza regionale, di limitarlo quando questo non era più sostenibile. Pensiamo all'uccisione di Soleimani, che abbiamo nominato, ma anche all'uccisione mirata di Farisadeh e di altri che sono coinvolti nel programma nucleare iraniano, e di tanti altri pasdaran che sono stati oggetto di sanzioni mirate, individuali, per la loro partecipazione al negoziato nucleare. E quindi, evidentemente, è la retorica poi che abbiamo nominato, cioè di essere l'Iran un fomentatore che ha alimentato il terrorismo internazionale, quando invece sul campo le milizie sciite sono state impegnate a limitare l'ascesa e l'estensione dello Stato islamico nella regione. Quindi, evidentemente, Trump ha utilizzato molto questa retorica iranofobica nei confronti dell'Iran per isolare questo paese, per non dare seguito all'accordo sul nucleare che era stato raggiunto da Obama, che invece fotografava una situazione nella quale l'Iran è un attore essenziale, e Biden ha tutti gli elementi per voler tornare a questo quadro, anche perché è importante l'Iran per la stabilizzazione dei paesi che abbiamo nominato prima, ma vedremo se saranno gli iraniani questa volta ad accettare di tornare al tavolo a negoziare. Ci sono tutti gli elementi perché loro debbano accettare, e uno di quelli è appunto che la crisi economica possa rafforzare non tanto l'ala moderata in vista delle elezioni presidenziali, ma quella ultraconservatrice vicina all'ex presidente Mahmoud Ahmadinejad. Ecco, questa dinamica di cui si parla continuamente a proposito dell'Iran, tra i moderati, riformisti, più aperti al dialogo con l'Occidente, e invece i duri e puri, intransigenti, eccetera, eccetera, quanto è viva in questo momento e quanto le vicende internazionali possono influenzarla? Si è anche detto, per i recenti scontri nel Kurdistan iracheno, Kurdistan iracheno e Siria, che fosse appunto fossero magari azioni intraprese per conto, diciamo, delle milizie più radicali iraniane, intenzionate a rallentare questa ipotesi di dialogo. E, insomma, si parla sempre di questa dinamica. Ecco, adesso a che punto stiamo con quell'argomento specifico lì?
Purtroppo i moderati sono stati molto indeboliti dal fallimento dell'accordo di Vienna, perché loro avevano puntato tutto su quello. Javad Zarif, il negoziatore dell'accordo sul nucleare, aveva puntato tutta la sua carriera politica sul raggiungimento di questo accordo e quando poi nel 2016 non è arrivata la fine delle sanzioni, si è capito bene che quella classe politica sarebbe stata indebolita dal fallimento dell'accordo sul nucleare. E questo poi è stato confermato dalle proteste che hanno coinvolto, per esempio, tanti lavoratori iraniani che hanno visto, non approvata la legge sul salario minimo e per tanti mesi non hanno avuto il loro stipendio. Ci sono state proteste per la questione di indicizzare i salari all'aumento del costo della vita e sappiamo che è stato raggiunto un accordo, ma c'è una grande critica ai sindacati iraniani su questo accordo che è stato raggiunto sull'indicizzazione dei salari, perché evidentemente non rispecchia l'aumento galoppante dell'inflazione nel paese. Quindi evidentemente c'è una questione, una crisi economica talmente forte e i primi ad essere imputati, ad essere nel mirino di chi non arriva alla fine del mese in Iran è ovviamente il governo e quindi i moderati di Hassan Rouhani. Ricordiamo che i moderati di Hassan Rouhani hanno fatto alcune cose, hanno fatto dei piccoli passi avanti, per esempio nel sistema delle cure sanitarie, estendendo a una platea più ampia le cure statali, cosa che prima non era possibile, e quindi questo sicuramente ha favorito per un certo periodo, soprattutto nel primo mandato di Hassan Rouhani, ricordiamo 2013-2017, questa figura che era vista come un mediatore, come un politico che poteva essere più pragmatico, perché noi sappiamo che poi l'altra corrente che aspirava a riformare il sistema politico iraniano sono stati i riformisti che erano vicini all'ex presidente Khatami, che è stato al potere dal 1997 al 2005, però quello che è stato sempre imputato ai riformisti è la loro incapacità di portare ad un vero e proprio cambiamento del sistema politico, anche del sistema economico, perché tutte le loro decisioni venivano bloccate dal Consiglio dei Guardiani. Invece Hassan Rouhani era visto epigono di Hashemi Rafsanjani, che è mancato qualche anno fa, che era l'altro grande uomo forte tecnocrate del paese, era visto invece come un uomo più pratico, più pragmatico, che però purtroppo non ha ottenuto neanche lui le cose che aveva promesso, nonostante questo è stato rieletto nel 2017, operando in continuità rispetto al suo primo mandato, e anche qui le critiche sono state fortissime, soprattutto per gli alti tassi di disoccupazione giovanile, soprattutto per le proteste di tanti attivisti che sono stati negli ultimi anni arrestati in Iran. Ricordiamo qualche giorno fa ha avuto la buona notizia della fine della sua pena Nazanin Radcliffe, che è questa operatrice dei media del lavoro per Thomson Reuters in Gran Bretagna e che è stata arrestata e condannata a 5 anni. E poi questo caso è molto complesso perché lei adesso è accusata di aver partecipato ad una manifestazione nel 2009 ma contro l'Iran a Londra, ma potremmo citare tanti altri casi di attivisti per i diritti umani come Nassereen Sotoudeh che tanti altri che hanno sono entrati nell'occhio del ciclone proprio perché hanno una visione un po' più, vorrebbero una riforma, un cambiamento più radicale in questo paese e quindi molti di loro o sono costretti a lasciare il paese perché non vedono in nessun modo realizzate le loro aspirazioni oppure si trovano a dover, affrontare dei periodi di detenzione e sappiamo che su questo l'Iran, dal punto di vista di violazione dei diritti umani, è veramente uno dei paesi che non in prima linea, negativamente, proprio perché ha tantissimi casi che potremmo citare che vanno in questa direzione. L'altro elemento è che tutto questo gioco politico può rafforzare invece le altre due correnti che fin qui non abbiamo nominato, che sono quella conservatrice, che è vicina alla guida suprema, cioè Ali Khamenei. Stiamo parlando di una corrente che è molto radicata nel sistema politico iraniano, che ha un controllo capillare, per esempio, del sistema giuridico, dell'assemblea degli esperti e quindi da questo punto di vista un controllo anche culturale sulla società iraniana. Ricordiamo che Ali Khamenei, per esempio, in questo periodo di pandemia, e l'Iran è stato uno dei paesi più colpiti dalla pandemia in Medio Oriente, oltre 60.000 morti accertati, perché poi tanti iraniani dicono che i numeri sono molto più alti. Khamenei ha dichiarato che non avrebbe utilizzato nessun vaccino che venisse dagli Stati
Stati Uniti, dall'Europa, perché diceva vogliono testare i loro vaccini su di noi e quindi ha approvato soltanto lo Sputnik. Questo non significa che l'Iran si fidi ciecamente della Russia, perché l'Iran tendenzialmente ha sempre avuto un certo scetticismo rispetto a tutte le potenze regionali e si è guardato con un minimo di fiducia, lo ha fatto verso la Cina e l'India piuttosto che verso la Russia o l'Unione Europea. Quindi questa componente politica è una componente importantissima, e poi sarà anche questo centrale perché Ali Khamenei ha dei problemi di salute, è anziano, e quindi nel momento in cui dovesse essere affrontata la questione della successione della guida suprema, lì sì che i rapporti di potere cambierebbero in Iran. Però tutto questo discorso ci porta alla conclusione che la crisi politica e economica potrebbe essere risolta, come anche ricordavi tu, rafforzando quell'ala politica che è la più radicale nel sistema politico iraniano, che sono appunto i Pasdaran, o comunque i politici che si rifanno ai Pasdaran, cioè alle guardie rivoluzionarie, all'esercito iraniano, che sono essenziali, fondamentali nelle milizie che operano nei paesi che abbiamo citato prima e quindi evidentemente hanno un ruolo quando ci sono attacchi nei confronti degli Stati Uniti o di altri attori internazionali che operano in questi paesi, e quindi è evidentemente quella parte che potrebbe essere avvantaggiata in questo contesto di crisi politica. Quindi pensiamo a Raisi, pensiamo a Khalibaf, sindaco di Teheran, sono tutte figure politiche che potrebbero essere rafforzate da questo stallo politico dei moderati, e quindi si potrebbe essere un ritorno di quest'uomo che è diventato un po' il simbolo di questo Iran che guarda al radicalismo, che è Mahmoud Ahmadinejad. Ricordiamo le sue dichiarazioni contro Israele, ricordiamo i suoi incontri con Chavez, ricordiamo che lui è stato l'unico o uno dei pochi a visitare Mohamed Morsi, leader dei Fratelli Musulmani in Egitto, quando era presidente della Repubblica, e Morsi è andato a Teheran, che sono visite storiche che resteranno nella storia tra due paesi che invece hanno dei rapporti congelati da decenni. Quindi, evidentemente, se non si arriverà di nuovo ad un accordo sul nucleare, se la crisi economica dovesse perdurare, e questa ala politica ultraconservatrice, radicale, vicina ad Ahmadinejad, che potrebbe avvantaggiarsene, e questo non è una cosa positiva per la stabilità della regione, perché appunto stiamo parlando di figure politiche che hanno legami di ferro molto solide con interessi economici diffusi, pensiamo all'interno delle fondazioni, con gruppi paramilitari all'interno dell'Iran, pensiamo ai Basij, e con le milizie che operano nei paesi vicini all'Iran. Grazie, io approfitto di questa piccola pausa per ricordare che state seguendo un evento Sottosopra, Osservatorio Globalizzazione. Stiamo parlando di Iran con una persona, Giuseppe Acconcia, docente a Padova, autore di numerosissime pubblicazioni, che veramente ne sa e che quindi è un grande piacere ascoltare. L'altra cosa che volevo dire, per introdurre la mia domanda successiva, si diceva prima delle accuse all'Iran di fomentare il terrorismo. Noi viviamo in un, come dire, ecosistema mediatico dove è tranquillamente possibile dire che l'Arabia Saudita è un baluardo contro il terrorismo islamico, no? Quindi, e dirlo anche, come dire, abbastanza in alto loco. Quindi diciamo che certe realtà andrebbero un minimo approfondite, ecco, e messe in contesto. Però questa cosa dell'Arabia Saudita mi serve per chiederti conto, per dirti l'Iran e gli accordi di Abramo, ecco, come la vedi tu? Ovvero gli accordi che sotto la spinta dell'amministrazione americana Trump sono stati siglati tra Israele e tutta una serie di paesi a maggioranza islamica. Sì, grazie per aver portato sul tavolo la questione dell'Arabia Saudita, che è un po' una questione centrale in questa discussione, perché per tanto tempo Iran e Arabia Saudita c'è stata questa politica del dual containment, cioè cercare di contenere i due paesi facendoli scontrare l'uno con l'altro, e questa è stata una strategia storica da parte degli Stati Uniti. Pensiamo anche al modo in cui gli Stati Uniti hanno operato nel conflitto tra Iran e Iraq, e quindi questo ci fa ben capire l'uso strumentale, perché in quel caso gli Stati Uniti avevano sostenuto Saddam Hussein, e poi sappiamo che nel 2003 c'è stato questo disastroso attacco contro l'Iraq da parte degli Stati Uniti, e ancora adesso questo paese ne paga le conseguenze.
E l'Arabia Saudita e l'Iran sono sempre stati, come li possiamo definire, dei nemici formalmente, ma poi quando bisognava sedersi al tavolo negoziale in sede OPEC per raggiungere accordi sulla produzione del petrolio e sui livelli di esportazione petrolifera, hanno sempre raggiunto degli accordi. Ha raggiunto degli accordi che hanno permesso all'Iran addirittura di arrivare in un certo periodo al 2016, dopo il raggiungimento dell'accordo sul nucleare del 2015, a livelli precedenti all'imposizione delle sanzioni internazionali. Quindi c'è stata una fase in cui veramente l'Iran pensava di poter di nuovo tornare ad essere un grande esportatore di petrolio e quindi di nuovo ad essere meno isolato dalla comunità internazionale. Ricordiamo che l'Iran è uno dei paesi più ricchi di petrolio, ha produzione di gas che è una delle più importanti della regione, e quindi su questo evidentemente è in competizione con l'Arabia Saudita. Però questi due paesi sono anche dei nemici. Da un certo punto di vista, perché sono tanti i casi, pensiamo ai tank petroliferi che sono stati attaccati nel Golfo Persico, pensiamo alla calca che ha ucciso tanti pellegrini sciiti che si trovavano alla Mecca, pensiamo a tanti casi che veramente fanno pensare che i due paesi potessero arrivare ad uno scontro diretto e quindi questa guerra, questo scontro diretto potesse aprire ad una guerra regionale. Evidentemente questo è ancora il caso se ci guardiamo agli interessi geopolitici regionali, perché abbiamo detto che l'Iran è un paese importante nei paesi vicini, ma lo è anche l'Arabia Saudita. Pensiamo al ruolo che i sauditi, i businessmen sauditi hanno avuto nel finanziare il terrorismo internazionale, lo Stato Islamico e altri gruppi in Siria, per esempio. E evidentemente questa cosa però può essere rimessa in discussione. Ci sono dei segnali che vanno anche in questa direzione. Pensiamo alle prime decisioni che sono state prese da Biden, che sono state prese dal segretario di Stato, dal Robert Malley, che è questo inviato per l'inviato speciale degli Stati Uniti per l'Iran. Queste decisioni riguardano direttamente quello di cui stiamo parlando, perché, per esempio, la questione di disarmare, comunque di impedire le esportazioni di armi ai paesi, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, che sono coinvolti nel conflitto in Yemen, ha un peso molto importante negli equilibri regionali. Ricordiamo che su questo c'è stata anche una presa di posizione molto forte da parte del Parlamento europeo, e anche lo stesso governo italiano ha bloccato questa fornitura perché si teme, si è evidente che in Yemen sono in corso crimini contro l'umanità. Sappiamo che lo Yemen, di tutti i paesi che sono stati attraversati dalle cosiddette primavere arabe del 2011, è quello che è arrivato ad essere più distrutto, uno stato fallito, guerra civile, sappiamo la carestia e la crisi umanitaria che attraversa quel paese. Quindi iniziare a limitare l'influenza saudita in Yemen è già un buon punto di partenza per ridiscutere gli equilibri regionali, e quindi di questo potrà permettere in un futuro anche di riaprire un tavolo negoziale con l'Iran, di arrivare ad una soluzione negoziale sulla questione del programma nucleare iraniano, che ricordiamo, abbiamo detto da alcune cose, ma ci sono tante altre cose da aggiungere. Per esempio, che l'Iran è arrivato a un tal punto di esasperazione che ha riportato la produzione dell'uranio a livelli superiori rispetto a quelli che erano stati raggiunti a Vienna in alcuni siti, come quello di Spahn. Evidentemente questa cosa non è stata vista di buon occhio da parte della comunità internazionale, soprattutto da parte dei 5 paesi del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e della Germania, che avevano raggiunto l'accordo di Vienna. Ma poi ci sono anche tante altre questioni che fanno per vedere, fanno pensare che questa sia la strada, cioè quella di un contenimento degli interessi sauditi regionali e di un negoziato aperto con l'Iran. Un altro di questo è l'abolizione del Muslim Ban, lo ricordate sicuramente. Trump ci teneva molto a questa disastrosa politica che impediva a tanti cittadini di paesi della regione di visitare gli Stati Uniti, insieme alla questione della costruzione del muro con il Messico. Il Muslim Ban è stato cancellato da Biden, quindi evidentemente tanti cittadini
milioni di paesi, tra cui l'Iran, ma pensiamo ad altri paesi che erano inclusi, la Libia, la Somalia, potranno di nuovo viaggiare liberamente, mentre prima avevano delle grandissime difficoltà soltanto a pensare, anche i parenti, anche chi aveva viaggiato in questi paesi aveva difficoltà ad andare negli Stati Uniti. Quindi tutte queste sono tutti dei passaggi, sono tutti degli step che portano ad un ridimensionamento del ruolo saudita regionale che, come dicevi tu, negli accordi di Abramo era stato celebrato, in particolare con questo riavvicinamento tra Emirati Arabi Uniti e riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti della legittimità dello Stato di Israele. Un'altra questione evidentemente riguarda i gravi crimini che vengono commessi da parte degli sauditi di mancanza di rispetto dei diritti umani a livello interno, ma ricordiamo questo grande caso internazionale che è stato l'assassinio del giornalista del Washington Post Khashoggi e le prove che sono state portate e sono state rese pubbliche della diretta responsabilità di Bin Salman in questo assassino efferato. Ricordiamo che doveva sposarsi, doveva entrare nel consolato a Istanbul per ritirare un documento per il matrimonio ed è stato fatto a pezzi e poi il suo cadavere è stato fatto sparire e sicuramente da queste prove che sono state portate c'è una responsabilità diretta o comunque una conoscenza dei fatti da parte di Bin Salman. Quindi evidentemente, anche se questo non implica necessariamente delle sanzioni dirette, immediate nei confronti dell'Arabia Saudita, perché sembra che in questo momento c'è un po' l'idea di andare avanti con normali rapporti economici e diplomatici, però le prove sono state rese pubbliche. E questo potrebbe anche comportare delle implicazioni regionali più estese. Pensiamo per esempio alla questione di ridefinire gli aiuti militari all'Egitto. Gli Stati Uniti danno oltre $1 miliardo all'anno all'Egitto con aiuti militari e sappiamo bene che mentre Trump aveva detto che il presidente egiziano al-Sisi era il suo dittatore preferito, Biden ha molto criticato la mancanza di rispetto dei diritti umani, quindi in Egitto. Quindi evidentemente c'è una rivisitazione più generale della politica degli Stati Uniti in Medio Oriente, però questo non ci deve far pensare che le cose cambino da un momento all'altro, che gli equilibri siano migliorati già adesso, che migliorino, perché sappiamo bene che Obama anche aveva una visione più critica nei confronti dell'Arabia Saudita, aveva una visione più aperta nei confronti dei risultati delle primavere arabe, però poi quando per esempio c'è stato il colpo di Stato del 2013 in Egitto non ha fatto niente per difendere il presidente eletto. Quindi evidentemente gli Stati Uniti continuano anche con Biden ad avere una politica estera in Medio Oriente che è dettata a seguire per seguire i loro interessi regionali piuttosto che la pace e la stabilità di molti dei paesi che sono coinvolti. Tu hai citato prima, raccontando come l'Iran alla fin fine sia piuttosto diffidente nei confronti di sia delle potenze regionali che in qualche modo lo circondano, sia delle potenze extraregionali che o lo ostacolano o in qualche modo collaborano, no? Anche con la Russia, per esempio, che ha molto aiutato l'Iran, soprattutto nella fase della trattativa dell'accordo del 2015. Non è che poi abbia con l'Iran un rapporto, come dire, vero di amicizia. Ecco, ti chiederei invece dell'inevitabile domanda: in questo mondo che sembra avviato a un secolo cinese, l'Iran e la Cina. Tu dicevi che l'Iran un po' di più si fida della Cina che di altri. Eh sì, da ormai decenni c'è questo rapporto molto più di scambio, anche considerando il fatto che l'Iran non ha potuto fare leva sugli interessi economici di tanti paesi, commerciali di tanti paesi, che erano prima dei paesi centrali per la sua politica economica, per i suoi interessi. Per esempio, pensiamo all'Italia, che era prima uno dei partner principali dell'Iran. Poi a un certo punto l'Italia si è un po' fatta da parte, non è neanche sul tavolo, non fa parte neanche del tavolo negoziale per gli accordi di Vienna, come abbiamo detto, e quindi l'Iran ha dovuto trovare dei sostituti. Questi sostituti potevano essere alcuni paesi dell'Unione Europea, la Germania,
molto di più che la Francia e la Gran Bretagna, perché ricordiamo, abbiamo citato prima il caso di Nazanin Radcliffe, ma sono tantissimi casi che rimandano a debiti, a questioni irrisolte tra Iran e Gran Bretagna, che fanno pensare che l'Iran non si fidi molto della Gran Bretagna. La Francia anche ha sempre cercato di inserirsi quando altri paesi sono venuti meno, come l'Italia, e ci è riuscita, ma ricordiamo che Fabius, ma anche Macron, sono sempre stati abbastanza scettici nei confronti delle autorità iraniane, e quando c'era da sollevare delle questioni che portavano alla complicazione del tavolo negoziale per il raggiungimento dell'accordo sul nucleare, sono state proprio avanzate dai francesi. Quindi la Francia ha sempre creato dei problemi più che risolverli alle autorità iraniane. Quindi a quel punto l'Iran ha preferito guardare verso la Russia e verso la Cina. La Russia lo ha dovuto fare soprattutto per risolvere, per stabilizzare il conflitto in Siria. Sappiamo che una delle priorità di Khamenei è sempre stata quella di sostenere Bashar al-Assad, nonostante tutti i crimini di guerra, nonostante le proteste, nonostante la distruzione della Siria, la guerra civile e lo Stato islamico, e vediamo ancora le macerie di città importanti come Aleppo e di altre. Quindi evidentemente l'asse fondante della politica estera iraniana è sempre stato questo sostegno incondizionato a Bashar al-Assad, grazie alla forza dell'esercito russo, che ha in qualche maniera dato manforte ai miliziani sciiti che invece operavano sul campo. Poi questa cosa è stata ancora più rafforzata da una, diciamo, riavvicinamento, comunque da un accordo, da un dialogo con la Turchia, che ha portato queste tre potenze, Turchia, Iran e Russia, dividersi e spartirsi la Siria con un unico intento, cioè quello di mantenere fondamentalmente lo status quo. Ricordiamo che la Turchia era invece uno dei paesi che inizialmente voleva liberarsi di Bashar al-Assad, e per questo aveva aperto i suoi confini meridionali, ma non ci è riuscita. E quindi l'Iran, però sulla Russia, l'Iran ha sempre avuto dei dubbi, perché per esempio quando aveva bisogno di tecnologia per il suo programma nucleare o di tecnologia per la produzione petrolifera, e perché c'era un embargo e quindi non poteva avere sostegno dagli Stati Uniti, dall'Unione Europea, e non arrivavano i materiali necessari per migliorare il suo sistema di estrazione e produzione del petrolio, l'Iran ha guardato verso la Russia e ha avuto anche quella tecnologia che chiedeva, ma è sempre, secondo le autorità iraniane, è stata una tecnologia scadente. Quindi l'Iran ha considerato sempre la Russia, alla stregua delle altre potenze internazionali, come una potenza manipolatrice. Questo ricorda un po' il grande gioco di questo Hopkirk, che è il grande autore, che ci racconta proprio di come questo gioco tra potenze era già presente nel 700, nell'800, quindi non è una novità. Quando l'Iran era un paese molto più debole, quando c'erano i Qajar, quando c'erano delle dinastie che lottavano tra loro per formare, per costruire uno stato. E guardare alla Cina quindi è sempre stata l'unica soluzione, alla Cina e all'India. Negli ultimi anni si è intensificato tantissimo il rapporto bilaterale tra Cina e Iran attraverso questo progetto faraonico, diremmo, che si chiama One Belt, One Road, che è la via della seta, che fondamentalmente unirà Shanghai con molte città iraniane attraverso una ferrovia, che questo comporterà anche degli stravolgimenti, e i lavori sono in corso, urbanistici, nelle città dove questa ferrovia correrà. Porterà a dimezzare anche di più i tempi di percorrenza delle navi cargo che prima dalla Cina portavano i prodotti in Iran, coinvolgerà non soltanto l'Iran, ma tutti i paesi che questa ferrovia troverà nel suo cammino dalla Cina fino all'Iran. Ricordiamo che qui stiamo parlando di $1 trilione, stiamo parlando di investimenti enormi, che evidentemente cambieranno, stanno cambiando già gli assetti geopolitici regionali, e stanno avvicinando e avvicinano sempre di più Iran e Cina, due dei grandi protagonisti del continente asiatico. E poi servirà questo alla Cina per estendere sempre di più e per migliorare la sua influenza anche in altri continenti. Quindi pensiamo che facilmente dall'Iran si arriva in Africa, e sappiamo gli ingenti interessi cinesi in Africa, anche per esempio in questa fase di gestione di pandemia e di vendita di vaccini, e ovviamente in tutto il resto del mondo. Quindi questo del rapporto tra Cina e Iran è un po' il futuro,
che ridefinisce il ruolo iraniano e lo ridefinisce in maniera positiva, nel senso che l'Iran punta molto a superare l'isolamento internazionale degli Stati Uniti con un asse sempre più consolidato e forte con le autorità cinesi. Anche in Siria mi pare che il rapporto tra Russia e Iran, che sono alleati sul campo, però politicamente non mi pare idilliaco, no? Abbiamo avuto parecchi casi in cui, rispetto ai bombardamenti di Israele, il famoso sistema contraereo russo non è entrato in azione perché la Russia fa un po' una distinzione, dice finché si tratta di proteggere Assad e le installazioni siriane, bene, per il resto vedremo, ecco, o no? Sì, sicuramente, neppure in Siria c'è una sovrapposizione tra gli interessi russi e gli interessi iraniani, perché evidentemente l'intenzione russa, e anche su questo si basa la sfiducia reciproca che c'è tra i due paesi, gli interessi russi sono quelli di incondizionatamente stabilizzare il paese e in alcuni casi, in alcuni contesti, questo si confligge con la presenza iraniana. Pensiamo ai grandi quartier generali che sono stati costruiti dall'esercito iraniano alla periferia di Aleppo e alla periferia di Damasco, e appunto tu ricordavi della contraerea russa che tante volte non è entrata in funzione e che quindi ha permesso bombardamenti israeliani, e questa guerra per procura tra Iran e Israele, che non si è mai concretizzata, ma che va avanti invece indirettamente in Siria e che non viene fermata dalla Russia, è un esempio in questo caso. Ma si possono citare anche altri esempi, perché sappiamo bene, per esempio, che c'è sempre stato nei confronti nel rispetto al conflitto in Siria delle posizioni divergenti tra Russia e Turchia per tanto tempo, soprattutto nel 2015, quando ci sono stati abbattimenti di Sukhoi, ci sono state sanzioni imposte dalla Turchia nei confronti della Russia. Evidentemente la Turchia ha sempre avuto come suo obiettivo regionale quello di costruire quelle che molti hanno definito le autostrade del jihad, cioè di finanziare ISIS. Abbiamo detto che prima l'Iran è sempre stato un oppositore della presenza di ISIS nella regione, quindi possiamo immaginare bene quale frizione l'estensione del controllo territoriale della Siria da parte di ISIS e anche dell'Iraq abbia comportato per gli interessi iraniani nel paese, e anche perché evidentemente inizialmente noi parliamo qui di ISIS, ma inizialmente stiamo parlando di soldi che dovevano andare genericamente alle opposizioni siriane e che poi sono arrivati in mano a jihadisti che hanno distrutto parte del paese. E quindi quanto questo venisse osteggiato da parte delle autorità iraniane era evidente in quella fase, e poi però tutto questo è stato superato. Quindi le divergenze nella gestione del conflitto siriano tra Iran, Russia e Turchia sono all'ordine del giorno e evidentemente comportano un più generale, come appunto ricordavi, mancanza di fiducia tra Russia e Iran, che deve essere sempre sottolineata. Però quello che però possiamo dire è che dal punto di vista della questione dell'accordo sul nucleare, Mosca si è sempre esposta per arrivare ad un accordo sul nucleare, perché ovviamente da un punto di vista dei rapporti bilaterali è negli interessi di Mosca che i rapporti tra Mosca e Teheran siano fluidi e non ci siano ostacoli che vengono imposti dagli Stati Uniti. Dunque, io intanto ti ringrazio moltissimo, Giuseppe Acconcia, che ricordo è docente all'Università di Padova, grande esperto di Medio Oriente, non solo, autore di innumerevoli pubblicazioni, per essere stato qui con noi, averci dedicato tutto questo tempo e questa sapienza, averlo dedicato agli ascoltatori di Sottosopra e di Osservatorio Globalizzazione. Però prima di lasciarti andare, ancora una domanda, l'ultima, prometto, che è questa. Che cosa sarebbe bene che succedesse, diciamo così, nei rapporti tra l'Occidente e l'Iran, in questo caso particolarmente gli Stati Uniti e l'Iran, e che cosa invece, se si può dire invece, ti aspetti che succederà? Allora, sicuramente sarebbe molto utile che ci fosse un ritorno dell'Iran nella diplomazia internazionale, la fine dell'isolamento dell'Iran, la normalizzazione di questo paese che in realtà, se veramente vogliamo vedere, non ha mai voluto direttamente fomentare guerre e conflitti nella regione, anzi, quando ha potuto, ha cercato di
porsi come uno dei difensori dei paesi che ha cercato di evitare che questi conflitti venissero alimentati. Non ha voluto necessariamente esportare il suo modello di Repubblica Islamica, ma ha visto molti partiti e paesi essere ispirati, ispirarsi al modello che è venuto fuori dalla rivoluzione khomeinista e quindi da quello che Khomeini ha rappresentato per la regione. Quindi la normalizzazione dei rapporti bilaterali sarebbe molto utile per la popolazione locale. Però, personalmente, da osservatore che per tanti anni è stato in Iran e è tornato in Iran, io noto anche un certo disillusione fortissima da parte dei giovani iraniani che non ce la fanno più a sostenere questo sistema di controllo che viene dalla Repubblica Islamica. Quindi sarebbe auspicabile che un governo riformista vero, che è quello poi che voleva fare Khatami quando è stato al potere, porti anche a delle revisioni del sistema, soprattutto nei suoi elementi più pressanti per i giovani iraniani, per la società civile iraniana, che ricordiamo è una delle società civili più progressiste e forti del Medio Oriente, quindi per chi fa musica, per chi fa cinema, per chi fa giornalismo, per chi si occupa di arte, cultura. In Iran è evidente che è necessario una maggiore apertura, maggiori possibilità per le donne iraniane. Ricordiamo la centralità e l'importanza del movimento femminista iraniano. Quindi io mi auguro sia da una parte che l'Iran torni in grande stile a parlare a tutti i paesi della regione e ad essere un attore centrale in Medio Oriente, questo farebbe bene a tutti perché potrebbe apertamente esprimere il suo ruolo rilevante nella regione e anche nei rapporti bilaterali con Unione Europea e Stati Uniti. Dall'altra parte, che ci siano delle riforme al sistema che viene fuori dalla rivoluzione del 79, che sono un po', come possiamo dire, si sono un po' incancreniti, che sono un po' rappresentano un po' un Iran che non c'è, perché l'Iran è fatto di giovani e di forze che puntano moltissimo sull'impegno civile e che questo possa essere alla luce del sole, anche per esempio dei avvocati, difensori dei diritti umani, piuttosto che appunto musicisti e altri esponenti della società civile. Questo è l'auspicio, però quello che succederà penso invece che andrà molto in continuità rispetto al passato, sia da un punto di vista di politica interna, perché l'unico grande cambiamento potrà esserci con la fine dell'era Khamenei e quindi con la nuova guida suprema. Dobbiamo vedere chi sarà e quanto questo influirà sul futuro politico iraniano, più che l'elezione del Presidente della Repubblica, perché sappiamo bene che la guida suprema ha un ruolo ancora più importante nelle fondazioni, nel sistema di potere post-rivoluzionario di quanto non lo abbia il Presidente della Repubblica. E poi nei rapporti bilaterali, perché sappiamo che nonostante le aperture che sono state annunciate, Biden non andrà mai oltre agli annunci che sono stati fatti da Obama, che sono sempre stati molto guardinghi, cioè di aprire sì, di avere un negoziato con l'Iran, ma non di tornare ad un rapporto che sia precedente, per intenderci, alla crisi degli ostaggi, oppure che in qualche modo riporti i rapporti bilaterali aperti tra Stati Uniti e Iran, perché ricordiamo anche quando ci fosse l'accordo sul nucleare, esiste ancora una legge che si chiama Iran-Libya Sanction Act, una legge che impone sanzioni a Iran e Libia considerati come stati canaglia, quindi evidentemente gli Stati Uniti dovrebbero fare proprio un cambiamento radicale del loro rapporto nei confronti di questo paese. Ancora non ci sono gli elementi, non ci sono stati incontri diretti tra i vertici di questi due paesi, quindi questo è un cambiamento che veramente richiederebbe tanto tempo e uno sforzo molto più radicale che per ora non c'è. Quello che però si può fare è di tornare ad un accordo civile sul nucleare che riporti al tavolo negoziale i due attori e questo ripermetterà di nuovo, soprattutto investimenti da parte di paesi terzi, quindi dei paesi europei e di altri paesi dell'Iran, che diano una possibilità, un po' più di respiro all'economia iraniana e magari favoriscano un'ascesa di politici moderati che possono avere un ruolo più importante in vista di una guida suprema che sia meno conservatrice rispetto ad Ali Khamenei. Questo potrebbe succedere, però che ci sia un cambiamento più netto dei rapporti bilaterali tra Iran e Stati Uniti o tra Iran e Unione Europea, anche se possiamo dire che con l'Unione Europea,
ci sono stati tanti passi avanti, nel senso che negli anni 16, 17, 18 c'è stato un boom, per esempio, del turismo di tanti cittadini europei che andavano a visitare l'Iran, l'Iran che ha fatto scoprire i suoi siti archeologici, le sue bellezze naturali. È un paese straordinario, molto bello, che invito sempre tutti a visitare. Quindi, evidentemente, ci può essere una fase che un po' ricorda quella del 2016-17, quando l'Iran, appunto, era il grande Iran, cioè era un paese da scoprire. Poi nel 18 con Trump è tornato ad essere uno stato canaglia, speriamo che torni ad essere un paese da scoprire per tutti, per gli europei, per gli americani e per il mondo, perché è veramente un paese che merita da un punto di vista culturale e poi merita attenzione anche le trasformazioni politiche che attraversa, perché restano sempre come una sorta di modello per tanti paesi della regione. Bene, noi ci uniamo a questo, diciamo, auspicio finale di Giuseppe Acconcia, che ancora una volta ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato. È stato, io credo, un piacere ascoltarlo e credo che lo sia stato anche per tutti coloro che seguono questi eventi di Sottosopra Osservatorio Globalizzazione. Un grazie ancora di cuore a Giuseppe e a tutti. Appuntamento alla prossima da Fulvio Scaglione. Grazie. Grazie a voi.